perché il mio personaggio è un ginocchio? Ehi, hey, gente, questo è il benvenuto con una nuova puntata su Pokémon Scarlatto. Riprendiamo dove siamo rimasti, ovvero in spiaggia, dopo essere caduti da... Lassù? Oh mio Dio, che brutti pantaloncini che ho, me ne sono accorto adesso. A parte il cappellino da esploratore... un po' troppo innocente per il mio lavoro. Ah, da lassù sono caduto, ok, da lassù vicino al faro. E seguiamo il nostro Pokémoncino leggendario. E ovviamente ci ha fatto cenno di seguirlo. Quindi, andiamo. Che succede? Oh mio Dio, ma pensavo che scappassi da me, invece no. Cammini. Grotta della Baia. Bello. Mi piace, ma dove mi sta portando questo signorotto? Signorotto, dove mi sta portando? Signorotto. Bello. Mio Dio, l'hanno fatto davvero bene questo Pokémon. Cioè, mi è piaciuto molto Spada, per carità. Ehi, Vio! Ehi, Vio! È Nemi, quindi me ne sono accorto adesso. Ehi, Vio! Oh, eccoti qui! Come stai? Sei ancora tutto intero? Tutto ok! Meno male, ero preoccupatissima per te! Se ti fossi fatto male mi sarei sentita in colpa. Insomma, sono stata io a suggerire di scoprire l'origine di quel verso. Vabbè, non fa niente, adesso l'importante è tirarti fuori di lì. Potrei. Vabbè, non fa niente, magari mi sono fatto male. Vabbè, non fa niente. Scusami, Ora che hai la coscienza pulita perché sono vivo, non è che devi fregartene delle mie condizioni di salute. Cerca di venire fin qua su, o almeno avvicinati un po' e cercherò di tirarti su usando una delle mosse dei miei Pokémon. Oppure una fune, vai a cercare una fune. Ho visto subito questo oggetto qua. Ma chi è quel Pokémon che ti sta davanti? Oh, una pozione. Ma ne illumini così di rosso. Oh, sta per rompere. Oh, mamma mia, ma sei bestiale, sei. Quelli sono. Ha un Dur che l'hanno provocato. Ora ci vendichiamo. Ora ti vendico io. Così imparano a darti fastidio. Aspetta. Cos'è? Che Pokémon è? Cioè. Vabbè che sono io un po' Dumbo. Yungus. Allora, pistola acqua ovviamente. Fox lei usa pistola acqua. Ah, ancora in piedi. Azione. Beh, non ci ha fatto... cioè... ci ha scalfito il ciuffo praticamente. Ah, il mio Remy Bucks a plenty. 10 esperienza, mamma mia, mi vergogno. Quello di Yungus, cioè suppongo che questi oggetti si utilizzano per craftare oggetti più importanti. Interessante, mi piace questo muschio fosforescente. No, raccogli. E fai a botte contro un altro Yungus. Una cosa bella di questi incontri, cioè una cosa che mi ricorda un pochino Dragon Quest, è che quando beccavi da dietro... un gruppo di nemici e era effetto sorpresa, quindi avevo sempre io la prima mossa, a prescindere dalla velocità del nemico. Ovviamente questo è Pokémon, quindi è irrilevante. Però, già su Dragon Quest, Final Fantasy, beccare un gruppo, un nemico così, da dietro, equivale all'attacco sorpresa. Tuculit! Vieni qua, bellissimo. Più che altro lo faccio solo per riempire il Pokédex. Allora, oh, mi piace l'angolazione. Il mio diglettino. Ovviamente pistola acqua. Ciao bello. Super efficace. Non c'era bisogno di dirlo. Forse dovrei catturare qualche Pokémon, sapete? Ma in realtà sto un pochino grindando qui, ma non credo che dovrei. Anche perché, voglio dire, sono tutti Pokémon livello 2 e livello 3 che, cioè, non ci guadagno. No, prendi quell'oggetto. Beh, questi sono tipo buio e fuoco, se non sbaglio. Quindi teoricamente pistola acqua dovrebbe essere ultra mega iper efficace. No, arriverà Nemi e salverà la situazione. Oh, se lo sono fatta sotto. Ma perché insiste così tanto che io lo segua? Cosa ha da mostrarmi? A parte la sua coda. Gli Houndour di questa grotta sono un po' aggressivi. Va bene, hai la guardia del corpo, ma è sempre meglio avanzare con calma. Va bene, se lo dici tu. A parte la coda, diciamo, cos'hai da mostrarmi? Ci tiene tanto che io lo seguo, cioè proprio insiste il signorino. Bam! Oh mio Dio, io di certo non vorrei essere vittima di quel graffio. Allora, dove andiamo? Cosa? Amico mio, è riuscito a polverizzare quel masso? Oh mamma, che potenza! Ma cos'era quella mossa? Oh, come vorrei... sembrava graffio. Graffio contro un sasso sembrava, quindi non era niente che... Attenzione!
si sta avvicinando qualcosa. Che cosa si sta avvicinando? Punto interrogativo. È dietro di te! Ah, è l'evoluzione di Hound. Di Houndour, cioè dovrei aver paura di questo. Cioè, secondo me il mio Quagsire dovrebbe essere più che in grado di batterlo. Sono più che sicuro che il mio Quagsire è in grado di batterlo. Però dipende che livello è. Livello qua. Ok, il mio Quagsire è meglio se fa. Sgranocchio, me lo shotta praticamente. Se è livello 40 me lo shotta. Quindi che devo fare? Au! Dimmi che utilizzerò il Pokémon leggendario. Sì. Ah, non ci devi pensare due volte. Oh mio Dio. Gua gua. Vai, lucertolone rosso. Ruttali in faccia. Ma che cosa ruggi? Oh, ha chiamato l'intera mafia. Questa è un'associazione del Ligure, ragazzi. Vai, peto petulante della morte. E falli fuori tutti. Coso? Mi salverà la vita. Solo per ringraziarmi per il panino che l'ho regalato prima. Non li affrontiamo. Ma sul serio. Ehi! Qua su, presto! No, grazie. E così, mo mi lascia giù e mi abbandona come se fosse un cane. Senza ringraziarmi, senza fare niente. In fondo è solo colpa sua se sono finito dentro quella grotta. Avrei potuto farmi a nuoto l'intera baia e non so uscire su un'altra spiaggia. Invece ho deciso di seguirti nella grotta, quindi teoricamente non mi dovresti scaricare come se fosse una puttanazza di quartiere, eh? Incredibile, che Pokémon imponente. Ti sei salvato per il col... Per il rotto della cuffia. Va bene, se lo dici tu. Dove sta andando? È stanco? Che succede? Tutto bene? È stanco. Il panino non è bastato. Incredibile, ma quanto mangia? Ha esaurito le forze durante la lotta. Ma che Pokémon è questo? Sembra un po' un Cyclizar. Non ho mai visto uno così. E questo cambio di forma così improvviso, secondo te sta bene? No, com'è difficile dirsi chi lo sa? È la stessa risposta. No, è palese che non sta bene. Cioè, non vuoi darmi no, non sta bene. Chi lo sa? Portiamolo in un centro medico. È un mistero anche per te, eh? La cosa più importante è che stai bene. Ok, io sto bene, ma quel Pokémon sta morendo. Praticamente, aiutiamolo. Tu hai quel misterioso Pokémon. Vi siete appena incontrati, eppure avete lottato contro quel Houndoom. Che gran sintonia. Come? Stai dicendo che ha lottato per conto suo? Cioè, non gli hai dato alcuna indicazione? Ma quindi non è ancora un proprio tuo Pokémon. Peccato. Non è che dobbiamo ridurre tutto in schiavitù, eh? Può anche essere un Pokémon libero. Ah, guarda, sei già rimesso in forza. Meno male. Secondo te è stato lui a mettere verso misterioso di prima? È palese che sia stato lui. Bravo, sì, è stato lui. Wow, più lo guardo più lo trovo intrigante. Quando sarà diventato un Pokémon tuo, promettimi che mi permetterai di lottarci contro. Scambiamoci i numeri di telefono nel caso dovessimo perderci di vista di nuovo. E scambiamoci i numeri di telefono. Se ci tieni così tanto, ma perché ne ce l'ha nero? Il nero è più bello. E tieni anche questa, puoi usarla per isolare i tuoi Pokémon a mossa ideale per le lotte contro avversari fortissimi. Come... Oh, comete. Anche come in Pokémon Spada, comete me lo danno fin dall'inizio. Ma pensaci bene prima di utilizzare, le MT possono essere usate una sola volta. Ah, a differenza di Spada non possono essere usate una sola volta. Ora è meglio se ci riposiamo un po'. Ce la siamo vista brutta, poco fa. Saliamo in cima al faro e facciamo una bella pausa, d'accordo? Va bene, se ci tieni tanto. Allora, comete, non so se insegnare al mio Quagsire. No, non sono interessato. Non sono interessato a insegnare comete al mio Quagsire. Ui! Ui! Fatevi sotto! Così quasi lo voglio catturare questo Fletching. Chissà se funziona allo stesso modo. Con il taxi per viaggiare tra le città. Non saprei. Ok, l'attacco diminuisce, ma non l'attacco speciale. Quindi ciao ciao bello. Ciao Fletchling. Oh, sono quasi all'otto. Beh, di sicuro sono debolucci questi Pokémoncini. Un altro Fletching. Che è successo? Già arrivato lì? Chi è quel tipo? Chi è quel tipo strano? Dimmi che è il suo Pokémon.
Ehi, ma che? Che ci fai qui? Ma che ci fai tu qui? Ma chi sei? Ma chi ti conosci? Tre puntini. E voi due, cosa state combinando? Aspetta. Aspetta, ma io ti conosco, ti ho visto lezioni di letteratura, ti chiami Pepe, giusto? Sei il figlio del professor Pokémon, la professoressa Olim, giusto? Giusto. Non vedo che c'entri mia mamma adesso. Oddio, arrogantello il ragazzo. Molto arrogantello. Piuttosto, che diavolo ci fa questo Pokémon qui? E perché ha questa forma strana? Mi ha salvato, ehi, cioè, scusami, ma chi sei tu per decidere la forma di un Pokémon? Pezzo di carne, ma sei tu per decidere. Ma levati dalle scatole prima che ti arrivi uno schiaffo che ti tira a giro quel... la cacchio di treccina che ti ritrovi. Abbiamo sentito un verso strano, abbiamo cercato di capire dove venisse. Poi via è caduta la scogliera. Insomma, questo Pokémon l'ha salvato, però lo sforzo deve essere stato incredibile, adesso è ridotto in quello stato. Ma prima di cambiare forma era un vero portento, te l'assicuro. Ti credo, tranquillo, però questa forma non è adatta a lottare. La forma di Coraidon è quella che assume quando lotta. Ah, si chiama Coraidon. Coraidon? Sì, è giusto. Come fai a saperlo? Wow! Non puoi entrare nel laboratorio, è chiuso a chiave. Ma scusami, ha sfondato due macigni con un graffio. Secondo te per lui una porta è un problema? Tu sei una faccia nuova, ma a giudicare dall'uniforme direi che sei anche tu uno studente dell'accademia. Coraidon non è un Pokémon che si lascia ammansire da un allenatore comunque. È un Pokémon speciale, che si fa ammansire solo da chi gli regala un panino alla lattuga e alla carne di... Non so con quale carne potrei aver fatto col panino. Speciale, cioè... carne di Fletchling. Boh, se hai intenzione di prendere il cuore di Coraidon, allora mi tocca assicurarmi che tu ne sia all'altezza, ci stai? Quindi vuoi una lotta? E lotta sia. Ma dai, sei pieno di grinta, vedo. Mi piace. E subito posso... cioè... ho il morale un po' a terra, ma so che questa lotta mi aiuterà a risollevare. Dico, è subito ritornata l'arroganza di questo ragazzo, ma non che se ne sia ancora andata. Ma si è preso schiaffi in faccia prima di cioè, ma che problemi ha? Ma poi quello zaino più grosso di te, scusami, non ti farà venire a scogliosi. Allora, mi sono venuti in mente dei brutti ricordi, diamoci un taglio, su. Ha messo uno Squabet di livello 5. Direi di utilizzare Guardia Leone. Ah no, ma un solo Pokémon, pensavo ne avessi di più. Ah, vabbè, non importa. Attacco di Quaxley aumenta, attacco speciale di Quaxley aumenta, quindi utilizziamo ovviamente pistola acqua perché ha più danno rispetto a botta. E ciao ciao bello, dovrebbe bastare un colpo. No, invece ne sono due. Tentennerà il mio bambino, tentennerà il mio Remy Baxaplenty. No, ha tentennato, a posto. Lo scuoto avversario non ha più energie. Ciao bello. Veniamo stata una lotta Pokémon per convincerti che sono degno di schiavizzare questo povero Coraidon. Doraemon. Non sembri malaccio. Come non sembro malaccio? Ti ho appena fatto il culo, a strisce. A puate l'ho fatto. Cos'è che non sembro malaccio? Come osi parlarmi così? Bestia. Quindi, da un posto? Ben fatto, figlio. Non avevo speranze, lottando con un Pokémon appena catturato. Ma smettila di giustificarti, ma mamma mia. Se hai proprio intenzione di prendere il cuore di Coraidon, tieni, ti servirà. La Pokéball che ti serve per contenere quel Pokémon. La Pokéball di Coraidon. Hai messo la Pokéball di Coraidon? La stanza nella tasca strumenti chiave. Ok. Un ragazzo di nome Pepe. La Pokéball ricevuta da un ragazzo di nome Pepe può contenere il misterioso Pokémon Coraidon. Ma cosa cambia da una Pokéball normale? Cioè lo stesso colore. Ma si può sapere dove hai trovato uno strumento del genere? Ma magari lui si vuole. Non so, magari non vuole stare dentro una Pokéball. Beh, io la Pokéball l'ho mollata e con questo me ne lavo le mani. Buona fortuna. Ma poi perché si è portato una Pokéball particolare per contenere un Coraidon? Aspetta, mi ignori così? Sì, evidentemente sì. Ma fa come ti pare. Ma vieni a ripresentarti la prossima volta, ok? È tipo strano. Va bene. Quindi, Coraidon, siamo amici adesso? Ah, proprio... gentile, gentile.
ma è un po' che mi posso usare per lottare. Sapevo qualcosa, questo è certo. La prossima volta lo vedo, lo sfido a una lotta, vedrai che mi dovrà rispondere. Se ne sei convinto. Ma ora saliamo, dai, ti faccio vedere la scuola. Va bene. Vediamo sta panoramica intera di questa scuola. Ah, proprio così, una scala a pioli. Ma scusatemi, non potete fare delle scale a chiocciola? Sapete quanto è difficile salire su una scala a pioli così in alto? Cioè, voglio dire, ok che sono giovane, però non è che devo soffrire. Bei gabbiani. Allora, guarda, lo Giuseppe di Mesapoli. Mesapoli o Mesapoli? Mesapoli, penso. Questa è la nostra scuola? Lo vedi quel grosso edificio con la Pokéball? È la nostra scuola. Va bene. E io devo andare lì? Sarà uno spasso studiare insieme a te, Vio. Non vedo l'ora a studiare. No, non vedo l'ora, dai, un po' di entusiasmo. Bravo, ben detto. Diamoci qua dentro con lo studio, ancora più dentro con le notte. Guarda che panorama che si vede da qui. Bello, eh? Se lo dici tu. Montagne perdute d'occhio, erba alta e foreste. Più che altro vorrei guardarlo io con i miei occhi, non quello che mi mostri tu come ti pare e piace. Che dici? In mezzo a queste bellezze naturali abbiamo tanti Pokémon che aspettano solo di incontrare te. Va bene, li catturerò tutti con la mia sfera Poké. Insomma, benvenuto a Paldea. Mio Dio, mi fa male le corde vocali facendo questa voce. Comunque, vedi, come vedi, abbiamo ancora un bel po' di strada da fare. Me lo farò con Doraemon, me lo farò, vero? Oh, c'è un centro Pokémon lì. La prima cosa, dirigiamoci a Platia. È proprio lungo la strada. Va bene. Va bene, signor capitano, capitano. Andiamo! Andiamo, signor capitano, capitano. Sei tu che dai gli ordini. Io seguo soltanto. Però posso usare Doraemon come scooter personale. Cioè, nel trailer mi avevate fatto vedere che potevo usarlo come... Pokémon è. Come... cos'è? Non so cosa ho raccolto. Come motocicletta. Quindi, fatemi provare. Lotta, pistola. Lechonk. Ancora in piedi. Azione, 3 di danno. Beh, mi hanno curato il Pokémon, vedo. Azione, testata malvagia. Boom boom, ciao bello. C'è un oggetto da raccogliere, non è che volevo affrontarti, ma tu devi per forza rompere le scatole. Questo vuole combattere. Che vuoi, bimbo? Bimbo o bimba? Io sono un allenatore, quindi se vieni a parlarmi scatta la lotta. Sì? Sei sicuro, ragazzo? Parte lo sfido di Diego Marmocchio. Mamma mia, che faccino che ha. Proprio cattivo, cattivo. Tarantula la 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 la. Ok, quindi azione. Credo che... Ah no, invece è effetto normale. Livello 5, tra l'altro. Tarantula. Tarantula. Elevata, quindi la mia velocità diminuisce. Di molto pure. Vediamo se riesco... No, non credo di riuscire. Entomol Bococco. No, io ho voluto usare pistola acqua. Bastico. Rimarrà in piedi. Purtroppo non attacco rapido, quindi mi sono costretto. Entomo blocco. Ah. Beh, il mio attacco speciale ormai è a zero praticamente. Osta bimbo, dammi tutti i tuoi soldi. Muoviti prima che ti picchi. Ti faccio affogare a pistola acqua, eh. Il tuo Pokémon è proprio forte. No, allora, mi sto un po' distraendo. Il tuo Pokémon è proprio forte. Stupida bavetta che non sei altro. Oh, un Psyduck, che bello. Cadavra e... Dai, antimeteo, quindi le condizioni atmosferiche non possono cambiare. Ho già una papera. Oddio, mi è caduto il controller, mannaggia no. Dicevo, una papera ce l'ho già, quindi teoricamente sono ben messo così. Botta! Colpo coda, diminuisce la mia difesa. Botta! Oh! Più che altro ha delle mosse di tipo psichico. Psico, quindi confusione e così via. Che sarebbero molto utili per me. Il problema è che ho già una papera, quindi non sono interessato.
Dai, è un maril o è un azuril? Non riesco a riconoscere, cioè non mi ricordo molto bene la differenza più che altro. Cos'è sta scimmietta? Wapet, wafot. Madonna, è piccolino, ma appena si vedeva. Wopper, livello 5 tra l'altro, io non so. Oh, c'era un buizol. C'era un buizol, lo voglio assolutamente il buizol. Stai fermo tu e le tue palle di fango. Io volevo assolutamente il Weasel. Stai scherzando? Ma ah, veleno punte, mannaggia a te. Colpo di fango. Ah, perderò tipo 3 vite per il veleno. Perdo circa il 10% della salute ogni turno. Quindi sì, 3 di vita. Devo utilizzare assolutamente una pozione. Che altro non ho antidoti anche. Quindi sono nei guai. Lì c'è un centro Pokémon, però se mi becca... Se in becca beh, se lo so come si usa, non rompere le scatole, va bene. Madonna mia. Borsa. Pozione, usa. Su Quaxly. Purtroppo non ho antidoti, come dicevo, quindi sono un pochino nei guai. Però ho visto un Buizol, l'ho sognato. Sì, c'è un Buizol qui. Vediamo di... Aspetta, mi ha insegnato a catturare. No, no, aspetta. Fermo, fermo ragazzo, aspetta, non so se posso, se ho le Pokéball. Sì, ce le ho. Non mi ricordavo di avercelo più che altro. Voglio questo Buizol. Ah, ma così mi faccio tutto in acqua. No, 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 non voglio più il Buizol. Ho già il mio... Cioè, avrei dovuto pensarci prima. Ho già il mio Quaxa che è di tipo acqua, quindi no, niente Buizol. Ruggito, diminuisce il mio attacco. Vabbè. Ma credo che pistola acqua sia poco efficace, visto che è di tipo acqua, quindi continuerò ad utilizzare azione. Anche abbiamo molta altra scelta, quindi... Botta! Azione. 3 di danno. Vabbè, comunque guardiamo il lato positivo. Avendo attaccato Buizel, ho visto lì che c'è un oggetto, quindi ci abbiamo solo da guadagnare. Buizel non ha più energie. Dai che siamo quasi al 10. Prendi sta roba. Sveglia. Bacca pesca. Oh, bacca pesca, è la grande. Vabbè, ma tanto siamo al centro Pokémon, quindi va bene così. Siamo rimasti in forma come al solito. No, lo voglio. Vediamo se è, cioè questo lo voglio femmina. Perché diventa Gardevoir. No, è maschio. Ma maschio diventa Gallade, se non sbaglio. Gallade, Gallade. Confusione, mannaggia. No, mi sa che mi tocca utilizzare una pozione. Perché livello alto, livello 7. Usiamo una pozione sul mio Quaxly. Eh beh, su quale Pokémon vuoi utilizzare? Secondo te? Su me stesso lo voglio utilizzare. Ok. Fuggito, diminuisce il mio attacco. Allora utilizzerò pistola acqua. Forse no. Dai, catturiamolo. Anche Gallade non è male. Sì, sì, catturiamolo. Anche il signorino Gallade non è male. Poi ha confusione, quindi è molto utile. Vediamo. Sì, il violino ha effetto su Quaxly, va bene, Borsa. No, aspetta, mi stai già dando la Pokéball così, proprio, facile facile. Forza ragazzo. Non opporre resistenza, so che vuoi essere mio. Clip! Alla grande, Ralts è stato catturato. Mi piace. E ho guadagnato la stessa esperienza, questa è un'altra cosa bella. Attacco d'ala. Vuoi che diventi una mossa e impari attacco d'ala? Assolutamente sì. Che cosa voglio io sostituire con attacco d'ala? Probabilmente sarà... Botta? O ruggito? Sì, facciamo ruggito, è una mossa abbastanza basilare. Togliamo ruggito. Attacco d'ala! Perfetto! Ottimo lavoro, Quaxly. Pokémon registrato, la capacità di percepire le emozioni delle persone grazie alle corna rosse che ha sul capo. Vuoi dare un soprannome a Ralts? Assolutamente no. È il mio piccolo folletto. Non vi date inserite nel Pokédex. Buono. Un bimbi abbasso, carino. Quello è un Hoppip. Hoppip, hurra! Quello non lo riconosco, ma sembra di tipo elettro. Cos'altro c'è qua in giro? Che Pokémon. Tantissimi. Di ogni tipo, tra l'altro. Maril. Bello. Mi piace questo posto. Posso nuotare. Oh. Ti fiondi subito fuori dall'acqua. No, non posso nuotare.
Non posso nuotare, evidentemente. Peccato. Un vero peccato. Vabbè, entriamo nel centro Pokémon, dove ci cureremo. Siamo arrivati in città, finalmente. Non è un centro Pokémon, è un supermercato lì, è un... Ah no, è un centro Pokémon, invece. E vivo da questa parte! Ok, che cosa vuoi, Nemi? Questa struttura è un centro Pokémon. Qui possono darti una mano con tutto ciò che riguarda i Pokémon. Ma per la spiegazione più dettagliata mi rimetto a chi ne sa di più. Secondo te non so come funziona un centro Pokémon, un gioco a Pokémon dal 1343. Io mi occupo di mettere in sesto i Pokémon degli allenatori. Tu che cosa ti occupi? Di vendere roba? Lo spacci? Di fianco si trova il Pokémon Market, che offre strumenti per tutti i gusti. Ci sono Pokéball per catturare i Pokémon selvatici, pozioni e tanto altro ancora. È possibile... Ah no, ma sei tu che stai parlando, bestia. È possibile pagare anche utilizzando CL, ovvero crediti lei, che il tasso di cambio è semplice. Un CL vale una rupia. Il terminale invece è la macchina MT. Ti permetterà di creare MT con cui insegnare le nuove mosse ai tuoi Pokémon. Per realizzare MT saranno CL e i vari materiali lasciate cadere dai Pokémon. I CL possono utilizzare... Possono usare sia... Si possono usare sia con queste macchine sia nei negozi. Io ho già un bel po'. Tieni. Ma questo è spaccio. Scusami, i CL me li posso guadagnare anche da solo, lo sai? Sono bravo. Prendi anche questo. Che materiali? Usando la cerchia di contatto invece è possibile collegarsi con altri allenatori per trovare in compagni d'avventura. Insomma, qualsiasi cosa abbiate bisogno, non esitate. Venite subito in un centro Pokémon. Non mancheremo e grazie mille per la spiegazione. Hai sentito, no? Se hai bisogno di qualcosa in un centro Pokémon, ricordatelo, perché verrà fuori sicuramente nei compiti di classe. Ma veramente? Su questo fate i compiti di classe? Ai. Aspetta, con R posso mandare avanti il Pokémon? Potrò raccogliere oggetti e lottare con altri Pokémon nelle vicinanze. Se i PS del primo Pokémon della tua squadra sono bassi, sarà troppo debole per essere mandato avanti. Quello con una pozione o altri strumenti. Un Pokémon che è stato mandato avanti può prendere parte delle lotte autonome senza ricevere indicazioni dal suo allenatore. In questo modo puoi esplorare gli intorni tenendo sempre d'occhio l'andamento della lotta in corso. L'esito delle lotte autonome dipende dalla forza e dai tipi di Pokémon che lottano. Scegli con cura il Pokémon ideale per ogni lotta autonoma. Ah, quindi si praticamente livellare da soli. Interessante, questa cosa mi piace della lotta autonoma. Sono in centro Pokémon, la tua squadra è stanca, vuoi riposarla? Farla riposare? Sì, vuoi riposarla. Ok, prenderò in consegna la tua squadra di Pokémon per qualche secondo. Grande. Dun dun dun. Ah, a posto. Siamo contenti? Ora la tua squadra è in perfetta forma. Oh, senti, forse lo sai già, ma... Lo sai come procedere? Vai in centro Pokémon e chiedi suggerimenti all'avventura. Lo staff del centro Pokémon registrerà subito la destinazione consigliata più vicina nel tuo smart roto. Ah, allora tutto chiaro? Spero che i miei consigli ti siano utili. Beh, grazie infermiera May. Oppure era l'agente May, non mi ricordo più il Pokémon, troppi anni che non lo guardo avanti. Torna pure quando vuoi. Va bene, e ti ringrazio con questo e ringrazio anche a voi gente di avermi guardato fin qui, perché questa puntata termina qui. Grazie per avermi guardato, mi auguro di vedere nella prossima puntata di Pokémon Scarlatto e con una versione serata al prossimo video. Bye bye.